Sono partiti gli Stati Generali, una 3 giorni dedicata agli studenti, Stati Generali della scuola. Che cosa chiedete esattamente con questo evento? Allora, con questo evento noi chiediamo innanzitutto di essere ascoltati e ascoltate, perché appunto 500 studenti sono arrivati da tutta Italia per andare a rimaginare da capo tutto quello che è l'attuale modello di scuola. Vogliamo riformare l'intero sistema della scuola pubblica, dal diritto allo studio, al benessere psicologico, alla didattica. Proprio oggi stiamo svolgendo numerosi tavoli di lavoro per andare a riflettere su queste varie tematiche e andare a proporre appunto un nuovo modello di scuola che faccia sì che la scuola non sia più, non riproponga più le stesse dinamiche della società volte al capitalismo, al mercato, al profitto, che portano evidentemente, come abbiamo visto, alla morte anche di studenti sul posto di lavoro. Noi vogliamo che la scuola invece attui una trasformazione nei confronti della società, che la cambi e che imponga dei nuovi paradigmi alla società appunto in cui viviamo. Nello specifico, se il ministro Bianchi ti stesse ascoltando, che cosa gli diresti? Gli direi che deve ascoltare le studentesse e gli studenti che dall'inizio dell'anno scendono in piazza in migliaia e migliaia, e ogni venerdì scendono in piazza le studentesse e gli studenti che hanno occupato più di 50 scuole dall'inizio dell'anno e che vengono a Roma per appunto andare a ripensare da capo tutto il modello di scuola attuale. In queste settimane, mesi di mobilitazione, abbiamo messo al centro una grossa problematica che vive la scuola, che vive il sistema scuola in generale. Quello che noi oggi stiamo facendo, dopo tutte le mobilitazioni degli ultimi mesi, dopo numerose assemblee di istituto, occupazioni, mobilitazioni all'interno delle piazze, è un momento di confronto tra più di 600 di studenti e studentesse da tutto il paese rispetto a quelle che sono le proposte da portare in campo, da portare avanti, attraverso le quali sfidare la politica e dire che noi, a partire dalla scuola, vogliamo una società differente. Senti, avete in programma dei tavoli, come sono strutturati, in che cosa consistono? Abbiamo in programma 7 tavoli differenti che vanno a indagare tutte quelle che sono per noi le priorità e tutte quelle che sono le principali necessità. Noi proprio a partire da questi tavoli costruiremo delle proposte puntuali, precise, attraverso le quali ricostruire un nuovo modello di istruzione.